Pace e bene a tutti. Bentrovati. Bene, la parola sulla quale oggi ci soffermiamo, che conclude un po' le 15 espressioni verbali che definiscono l'agire della carità, è: la carità tutto sopporta. Ed è chiaro il collegamento con le letture di oggi. Avete sentito prima San Paolo che condivide, parla delle medesime sofferenze che condivide con i cristiani. Ecco, iniziamo con un sorriso. Sapete come mi sono preparato anche? Stanotte ho avuto i cani che mi hanno abbaiato praticamente tutta la notte. Allora, pensando alla carità che tutto sopporta, dicevo: Signore, sono ancora in mezzo alla via. Allora, cerchiamo un po' di capire cosa significa, no, questa parola. Ovviamente tutto sopporta è una parola enorme e noi non possiamo parlare di tutto. Io vi darò solo una prospettiva di fondo. Allora, partiamo dal chiederci cosa vuol dire che la carità tutto sopporta. Allora, anzitutto, cosa non è sopportare, cioè di cosa noi non stiamo parlando. Allora, noi non stiamo parlando della rassegnazione, perché la rassegnazione è una cosa passiva, che è quella di chi dice: vabbè, ormai è andata così, mi rassegno e vado avanti. Però sapete, è un andamento esistenziale un po' tipo noi stamattina quando ci siamo alzati, no? Un po' così, che ti trascini, no? Cioè, così, una cosa che non è proprio vita, no? Appunto, è rassegnazione. Non parliamo neanche solo della tolleranza, che è un termine che ha molti significati, no? Però non tutti e solo molto positivi. Cioè, un marito che va da una moglie e ti dice: io ti tollero, che significa? Cioè, non è che mi fai proprio impazzire, però ormai ci siamo e ti tollero, no? Quindi non stiamo parlando neanche di tolleranza. Non stiamo neanche parlando di subire sempre e comunque passivamente. Neanche questo, perché io posso subire, ma se non ho un cuore libero e se non ho la forza di affrontare quelle situazioni e cercare il bene in quelle situazioni, quel subire sarà finire ad essere uno zerbino, un subire passivo che mi schiaccia, annulla la mia vita. Quindi non stiamo parlando, insomma, di tutto questo. Allora, di che parliamo? La parola sopportare, in greco, è un verbo che significa portare su, cioè saper tenere su il peso delle situazioni e quindi perseverare, camminare, andare avanti, non lasciarsi scoraggiare, ma portare avanti nel bene quella situazione che ti è chiesto di affrontare. Quindi si parla di un qualcosa di molto attivo, che riguarda la nostra vita, la nostra vocazione, il nostro quotidiano, qualcosa che ti porta a camminare facendoti carico delle difficoltà, delle incomprensioni, di tutto ciò che la vita ti presenta davanti. Allora, chiaramente, dicendo che la carità tutto sopporta, noi stiamo parlando di qualcosa che è di Dio, non di certo che è nelle nostre corde, cioè di qualcosa che Dio ci dona di poter vivere e che noi siamo chiamati a esercitare. Se uno si ferma davanti a questa parola tutto sopporta, è bellissima, ma penso che ci sentiamo tutti piccini. Chi ce la fa a sopportare tutto? Qua è dura, no? Ecco, allora, stiamo parlando di qualcosa che Dio opera e proprio da qui parte la nostra capacità di imparare a sopportare tutto, cioè capire e far nostra questa pazienza di Dio. Perché vedete, legato al termine sopportare ci sono tanti altri termini, tra cui aver pazienza, tra cui perseverare, tra cui non rassegnarsi. E questo in fondo è l'agire di Dio verso tutti noi. Allarghiamo un attimo la mente. Noi pensiamo ai nostri problemi, no? E ne abbiamo. Ma iniziate a pensare a tutti i problemi di noi che siamo qui. Iniziate a pensare a tutti i problemi della gente della nostra città. Iniziate a pensare a tutti i problemi della gente in Italia, a tutti i problemi delle persone nel mondo, a tutto il male che vi è, a tutto ciò che ora sta accadendo. Dio tutto sopporta, ci porta su, sostiene il peso di tutto e di tutti. E Dio fa così con la nostra storia, con la nostra vita. Dio mi sopporta. Se io sono qui è perché Lui ha avuto pazienza con me e continua ad averne. E non sono qui perché me lo merito, ma perché Lui mi vuol bene, mi sostiene, mi dà tempo di crescere. Sopporta, e vedremo tra poco, supporta la mia vita. Allora iniziamo a metterci in una prospettiva, parliamo di qualcosa di grande
che Dio esercita verso di noi, che noi siamo chiamati ad accogliere e imparare a vivere. Ora concretizziamo, tranquilli. Quali sono alcuni ostacoli che noi incontriamo? Tranne le impazienze, insomma, momentanee, no? Noi abbiamo degli ostacoli. Innanzitutto, il grande ostacolo che noi abbiamo si chiama scoraggiamento. Vi racconto una piccola storiella. Una persona una volta era molto scoraggiata, molto, e fece un sogno, come può capitare a tutti. Sognò di essere al mercato, tante bancarelle con tante cose. Arrivò una bancarella un po' strana e il venditore era il diavolo. Lì, dice, mamma mia, e guarda tutto quello che c'era lì, incuriosita, e vede tra le varie cose una chiave bellissima, ma senza prezzo. Allora guarda e dice, questa? No, questa non la vendo. Ma veramente non accetto offerte, questa non la vendo. E perché? Perché questa è la chiave che io uso per entrare nella vita delle persone. Si chiama scoraggiamento. Cioè un grande nemico che noi abbiamo è proprio scoraggiarci, pensare di non farcela, di non riuscire, che non ne valga la pena, che ormai è andata male. Insomma, scoraggiarci appunto. Perciò Sant'Ignazio di Loyola ci dava un consiglio importante per la vita spirituale. Lui diceva, quando sei tribolato, quando sei scoraggiato, quando insomma non vedi chiaro, non è tempo di prendere decisioni. Cioè non mettere in discussione quella scelta buona che avevi preso nel momento di quiete. Quello non è tempo per decidere. Prima è importante ritrovare serenità. E un ostacolo, o meglio, qualcosa che alimenta lo scoraggiamento è quella che il Papa chiama la dea lamentela. Noi, grazie a Dio, non ci lamentiamo mai, però sapete, in altre parti d'Italia, no? C'è questo sport che è il lamento, no? Che è proprio veramente uno sport da campioni d'Italia, perché quando le persone si incontrano a volte, parte la gara. Come va? All'inizio tutto bene, poi se inizia a scavare un po', c'è questo, 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 parte l'altro. Sì, ma tu non sei me. Io c'ho questo, questo, quest'altro. Rimpalla l'altro. Aspetta, non t'ho ancora detto che c'è pure questo, questo, questo. Ora, simpaticamente a volte lo facciamo come sfogo, ma a volte il lamento accompagna la nostra vita e appesantisce un po' la nostra vita, no? Allora, andiamo un passino in avanti. Sopportare. Chiedere a Dio questa grazia, la carità tutto sopporta. Allora, se noi andiamo a vedere l'etimologia di questa parola, approfondiamo un pochino, in latino questa parola è imparentata, anzi ha la stessa etimologia con un'altra, che in italiano ha solo una lettera di differenza. In latino è subportare. In italiano potremmo tradurre anche supportare. Allora, vedete, la sopportazione della quale parliamo, che alimenta la carità, non è solo sopportare, ma è supportare. Il Signore non solo sopporta, ma supporta la nostra vita. Iniziate a pensare in chiave relazionale. Altro il marito che va dalla moglie o viceversa e dice io ti sopporto, altro è dire io ti supporto. Ben diverso, no? Vuol dire io ci sono e sostengo la tua vita. Allora, che cosa è importante per imparare a sopportare e supportare? Coltivare una cosa fondamentale che nella vita si chiama pazienza. E la parola pazienza ha a che fare con il saper soffrire. In latino, patior, richiama anche il saper soffrire, cioè ti chiede il saper sopportare, il saper imparare a soffrire. Perché a volte amare costa, scegliere il bene costa. Imparare a rinunciare a qualcosa costa, ma quel sacrificio è ciò che permette alla tua vita di sbocciare. Vedete, noi oggi viviamo in una cultura del tutto e subito, per cui un rischio che corriamo è non educare i figli, ad esempio, al senso del sacrificio, cioè tutto e subito. Se ti manca qualcosa la devi subito avere, se fai un capriccio ti devo subito accontentare, tutto quello che non ho avuto io lo devi avere tu senza fatica. Vi chiedo, ma secondo voi questo aiuta veramente a crescere? Se io cresco con una dinamica così, quando entro nell'età adulta e magari inizierò a vivere una relazione significativa, quanto resterò in quella situazione finché mi fa stare bene? Dopodiché, tanti saluti e arrivederci. Allora, noi abbiamo bisogno di
imparare e riscoprire il senso del sacrificio, che è una parola bellissima, fare qualcosa di sacro, eh? Amare costa, ma è qualcosa di sacro, di meraviglioso, che tira fuori da te, dall'altro, il meglio. Allora, su che cosa si fonda la pazienza cristiana? Il saper sopportare. Abbiamo detto sulla grazia di Dio e su una consapevolezza, sapere che Dio opera, cioè sapere che Dio ti sta portando da qualche parte. Perché io divento capace di sopportare e supportare? Perché io so che il Signore mi sta conducendo da qualche parte. Guardate, provate a pensare alle difficoltà di ogni giorno. Vi faccio tre esempi. Allora, sopportare, sapere che Dio mi porta da qualche parte, quindi imparare ad avere pazienza con me e con i miei limiti è qualcosa di importante per crescere. Noi a volte ci prendiamo in odio, a volte le persone arrivano e prima di iniziare a confessarsi dicono: io a volte mi chiedo, ma che senso ha che mi vengo a confessare se gira e rigira faccio sempre le stesse cose? Vi è mai successo di pensarlo? Non vi è mai successo? A volte capita. Perché? Perché noi pensiamo che dall'oggi all'indomani cambiamo, ci risolviamo, inizio a lavorare su sta cosa, tempo 2-3 giorni sono risolto. Non è così. Il tempo, anche le tue cadute, ti aiuteranno a conoscerti e ti daranno la possibilità di crescere. E anche i tuoi limiti hanno tanto da insegnarti. Pensate alle prove della vita, le difficoltà che tutti incontriamo. Uno tende a scoraggiarsi, a dire: ma che senso ha? Sapere che Dio ti sta portando da qualche parte ti ricorda che quelle prove che vivi, quel anche male che ti arriva addosso, perché Dio ha lasciato il libero arbitrio a tutti, è una occasione che hai, perché quella prova che ti mette alla prova ti aiuta a conoscerti e ti dà la grazia per poter crescere. Pensate a una spada quando viene forgiata dal fabbro. Il fabbro batte, fuoco, acqua. Se la spada potesse parlare, cosa direbbe? Yuppi, che bello! No, direbbe ai ai, ma alla fine esce lucente, splendida. Quella prova, quella difficoltà è un cammino. E pensate al rapporto con gli altri. Imparare a stare nella relazione quando costa fatica. Pensate a un matrimonio. Inizia a scoprire i limiti dell'altro. Inizia a fare i conti con l'individualismo maschile, con le manipolazioni femminili, con i brontolii di lui, con la insoddisfazione di lei. Cioè inizia a scoprire la fatica in quel rapporto. Bene, quella può essere un'occasione che hai per imparare veramente ad amare l'altro per come è, come vi dicevo in questi giorni, e scartavetrare un po' il tuo egoismo. Allora vedete, imparare a stare, ad aver pazienza, è ciò che ci aiuta a crescere. Pensate che, e mi avvio a concludere, addirittura in psicologia parlano e dicono che quando tu hai a che fare con il limite dell'altro, con ciò che ti infastidisce profondamente dell'altro, quella reazione di fastidio ha qualcosa da dirti, perché ti sta parlando di qualcosa di te, di qualcosa che magari non vedi o non accetti di te. Mentre noi siamo portati a scappare, saper sopportare e supportare può darti la possibilità di sbocciare. Allora, concludendo, San Francesco d'Assisi, sapete cosa diceva? Diceva: tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Cioè, io posso iniziare a vivere le prove e le difficoltà non solo come un'occasione, ma come una possibilità, e addirittura arrivare a pensare quello che diceva San Francesco: se io mi ricordo dove sono diretto. Come ci ha ricordato Chiara Corbella, noi siamo nati per amore, per amare e per imparare ad amare. Allora, se il mio fine è il cielo, se io sono qui per imparare ad amare, mi dovrò chiedere: ma io per cosa sto vivendo? Per stare comodo? Per stare solo nelle situazioni che mi fanno comodo? O voglio veramente imparare ad amare? Voglio davvero entrare nelle occasioni che la vita mi sta dando per crescere? E allora, concludendo con una frase molto bella che diceva un autore spirituale, come ci ha ricordato Gesù: con la vostra perseveranza salverete le vostre anime.
In greco e in latino è una frase che risuona in modo abbastanza enigmatico. Se andassimo all'originale aramaico, potremmo dire che la potremmo tradurre così: nella pazienza assumerete i vostri veri volti, cioè sarete pienamente voi stessi. La vostra personalità cristiana di ciascuno di voi si realizza attraverso la pazienza e la perseveranza nella lotta.